Ciao e benvenuto in questo allenamento della durata di 15 minuti dedicato al dimagrimento per principianti. Questo è un allenamento, diciamo, in stile Accademia Bene in Forma per Sempre, però della durata di 15 minuti. In Accademia puoi trovare allenamenti della durata di 30 minuti e specifici per le tue necessità, per le tue caratteristiche corporee, per quante volte ti vuoi allenare alla settimana. Ok? E ora bando alle ciance, diamoci dentro con Enrica, incominciamo col primo esercizio. Bene, così facciamo un lavoro che aumenta gradualmente, quindi cominciamo facile facile, poi nell'arco dell'allenamento l'intensità andrà ad aumentare. Mi raccomando, indossa il tuo miglior sorriso, perché il sorriso aiuta a gestire meglio la fatica, fidati. E inizia a respirare profondamente. Inspira dal naso e lascia fluire l'aria dalla bocca, dentro dal naso e fuori. Ok, rendiamo questo esercizio un po' più difficile, sempre marcia sul posto, solo che spingi in maniera alternata le braccia in alto. Mi raccomando, estendi completamente il gomito, gestisci bene l'ampiezza del movimento delle gambe. Più è ampio il movimento, più aumenta l'intensità, più aumenta la frequenza cardiaca, il consumo calorico e la temperatura corporea. Pronta a cambiare? Ok, bene così, step touch. Mi raccomando, quando fai lo step touch, bello ampio, più ampio è, meglio è. Spingi bene con le gambe, quella roba qui per intenderci. Serve a niente. Spingi. Pam. Mentre continui a respirare profondamente e a sorridere. Così. Ora buttaci dentro anche il movimento di braccia. Lo step touch è sempre lo stesso con le gambe. Braccia tese, incroci in avanti. Bene, così. Mentre continui a respirare profondamente. Ancora 10 secondi e poi cambi l'esercizio. Così. Ottimo. La carla qua, porta il tallone più vicino possibile al gluteo. Questo. Bene così, mentre continua a respirare profondamente. Stessa cosa con le gambe, ci butti dentro un movimento delle braccia. Le braccia sono tese. Arrivi all'altezza delle spalle. Tallone verso il gluteo. Bene così. Pronta al cambio esercizio. Ancora gli ultimi secondi. Dai che stai facendo un ottimo lavoro. Adesso knee up, su bene col ginocchio. Bam. Più alzi meglio è. Mentre continui a sorridere e a respirare profondamente. Bene, così, dacci dentro, senti la temperatura corporea che sta aumentando, anche la frequenza cardiaca. Bene, così, buttaci dentro anche le braccia. Più parti del corpo muovi, più aumenta la richiesta di ossigeno, più aumenta la frequenza cardiaca, più aumenta la frequenza cardiaca, più aumenta il consumo calorico. Bene, così. Ottimo lavoro. Così, alza bene quelle ginocchia, vedo che sono un po' bassine. Ok, cambio esercizio. Adesso faremo un microcircuito di 5 minuti, ripetuto per 2 giri, di questi esercizi. Bene così.
Ok, buttaci dentro anche le braccia. Stesso movimento con le gambe, con le gambe, un doppio step touch. Con circonduzione del braccio. Il prossimo esercizio prevede 4 leg curl più 2 squat. Ultimi secondi, bene così. Ok, 4 leg curl, 2, 3, 4 e 2 squat, così. Bene così, per un minuto. Ti ricordo che all'interno della nostra accademia online Bene Foro per Sempre trovi il tuo percorso adatto alle tue caratteristiche corporee, al fatto che sei allenata, poco, tanto, se sei avanzata, intermedia, a quante volte ti vuoi allenare alla settimana, alla tua età, tutti parametri specifici che ti permettono di seguire un progetto, un programma costruito ad hoc su di te. Oltre a trovare anche tutto il lavoro dedicato all'allenamento mentale, dedicato al miglioramento della tua consapevolezza nutrizionale, fondamentali entrambi per diventare veramente bene in forma per sempre. Bene così, respira profondamente. Pronta al cambio esercizio. Ok, side jack, bene così, mi raccomando, apri bene la gamba e appoggia più peso corporeo possibile alla gamba, più appoggi il peso corporeo più diventa impegnativo. Ora mettici anche le braccia a L, bam, così, più appoggi il peso corporeo più diventa difficile. Bene così, respira profondamente. Questo è un allenamento a basso impatto articolare, quindi adatto anche se hai problematiche all'articolazione di anche ginocchia, schiena. Bene così. Cambio esercizio. Tocca con la mano il tallone dietro. E poi subo squat, diverso dallo squat di prima. Le gambe sono divaricate, extra rotatele anche, bene così. Peso sui talloni quando scendi. Glutei all'altezza delle ginocchia. Bene. Articolazioni sempre in asse, anche ginocchia, piedi. Sempre in asse, questo è giusto, questo è sbagliato. Bravissima. Per l'ultima volta e poi adesso cambio esercizio. Batti le mani sotto le cosce, più alzi le ginocchia meglio è, le mani si fermano all'altezza delle spalle, così, ed espira ogni volta che fletti l'anca, bene così, sali bene con quella gamba lì, più alta del bacino, se non ce la fai perché hai problemi articolari va bene, se invece è solo una questione di pigrizia, alza bene quelle ginocchia lì, addominali in tensione posturale, risucchia un po' l'ombelico. E ora lo fai doppio. Due per gamba. Prima l'hai fatto singolo, adesso doppio. Bravissima, bene così. Cambio esercizio, facciamo 30 secondi per lato, apri bene il braccio, più è teso il braccio più aumenta la difficoltà, così, apri chiudi, pam, espira ogni volta che tocchi con la mano il ginocchio,
Bene così, bravissima. Cambio gamba. E con questi 30 secondi finiamo il primo giro di questo micro circuito. Ricominciamo da capo. L'esercizio numero 1. 4 leg curl più 2 squat. Bene così, dai che ci siamo, dai che ci sei. Dacci dentro fino all'ultimo secondo d'allenamento. Ok, 4 leg curl, 2 squat. 4 curl, 1, 2, 3, 4, 2 squat. Bene, mi raccomando, giù bene con i glutei e l'altezza delle ginocchia. Peso tendenzialmente più sui talloni, un 60% sui talloni e un 40% sul resto del piede. Glutei bene giù, almeno all'altezza delle ginocchia. I talloni rimangono sempre perfettamente a contatto col terreno. Bene così, bravissima. Ok, e cambio esercizio. Side jack. Così metti bene il peso del corpo. Bam, bam. Respira profondamente. Mai, mai, mai allenarti in apnea. Così. Respira sempre, trova un ritmo respiratorio all'interno del ritmo dell'esercizio. Ora. Side jack, braccia 90 gradi. Così, un braccio va per fuori, un braccio va per avanti. Così. Cambio esercizio, tocchi il tallone e due sumo squat, squat come prima, solo gambe divaricate, 45 gradi piedi, così, bravissima. Ti ricordo che in Accademia non solo hai un percorso personalizzato in partenza sulle tue caratteristiche, ma gli allenamenti sono costruiti a livelli crescenti di difficoltà e ogni 5 settimane c'è un passaggio di livello e tutto l'allenamento viene costruito in base ai risultati che hai ottenuto, alle misure che dovrai inserire, al peso, alle circonferenze corporee. Tutto si adatta in base a quanto tu stai cambiando. Bene così. Cambio esercizio. Batti le mani sotto la coscia, inizialmente singolo, poi sarà doppio. Così, brava, alza bene quelle ginocchia lì. Flettila anche il più possibile. Braccia tese ed espira. Bam. Spingi bene su. Pronta a passare al doppio movimento. Bene, così, doppio. Uno, due. Così, dai che ormai siamo alla fine, manca poco più di un minuto alla fine dell'allenamento, la parte faticosa, poi faremo un po' di stretching. Così, dai, fino in fondo, stai con noi, così. Cambio esercizio, bene così, apri bene il braccio. Espira. Bene così. Ancora una decina di secondi, poi cambio lato. Così, tieni sempre gli addominali in tensione posturale per mantenere l'equilibrio.
così, fino in fondo, bravissima. Puoi anche guardare un punto fermo davanti a te per l'equilibrio, aiuta sicuramente, mentre risucchi l'ombelico, bella stabile. Brava, brava, così. Fino in fondo. Pam, così. Pam. Brava. Ok, bravissimo. Ora un po' di marcia sul posto mentre respiri profondamente. Abbiamo finito la parte difficile dell'allenamento. Ti ricordo, questo è un allenamento di un quarto d'ora. Solitamente gli allenamenti in accademia sono di mezz'ora. Riteniamo che mezz'ora fatta bene sia la quantità giusta dell'allenamento, soprattutto per donne super impegnate con famiglia, lavoro. Quindi ogni allenamento durerà al massimo di 30 minuti, minimo 3 volte la settimana. Con 3 volte la settimana si ottengono già tantissimi risultati. Così, brava così. Ora facciamo un po' di stretching, quadricipite, tallone verso il gluteo. Bravissima. Ti ricordo che questo è un allenamento per principianti, quindi se sei abituato a allenarti più e più volte alla settimana, da mesi o anni, ovvio che per te ti sarà sembrato molto semplice. Ognuno in accademia ha il proprio allenamento in base al proprio livello di partenza, principiante, non principiante, avanzata, e va a livelli sempre crescenti di intensità per accompagnarti nel tuo cammino di miglioramento. Tutto è costruito sulle tue necessità. Ok, giù piano, cambio. Mi raccomando, tallone attaccato al gluteo, avvicina entrambe le ginocchia, se non senti tensione vai indietro solo con la gamba che stai allungando, se anche qui non senti tensione stringi forte i glutei e vedrai che arriva la tensione. Bene così. All'interno dell'accademia sono previsti anche allenamenti dedicati solo allo stretching, dedicati solo al rilassamento, alla meditazione. È importante darci dentro quando è ora, ma anche rilassare la muscolatura e tutto il resto del corpo. Giù piano, 3 respirazioni profonde, inspira, espira. Di nuovo lentamente, profondamente dentro, fuori. E per la terza e ultima volta inspiri, prendi tutta l'aria che riesci, la chiudi tra le mani, stritoli anche qualche eventuale residuo di cattivo pensiero, lo butti fuori da te, show, via via via. E ti meriti da parte nostra la triplice pacca sulla spalla, perché hai fatto un ottimo lavoro, 5 virtuale, 5 reale ad Enrica, che è sempre bravissima. Mi raccomando, dacci dentro e noi ci vediamo in un prossimo allenamento.